Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con una persona che voi non avete mai visto. In verità la vedrete spesso e volentieri perché è un nutrizionista. E parleremo appunto della nutrizione. Abbiamo aperto questa rubrica dedicata appunto alla nutrizione umana anche nel campo sportivo. E giustamente volevamo prendere, insomma portare sul canale anche uno specialista, giustamente, perché ok, io ho studiato, ho fatto biochimica dell'alimentazione, la biochimica dell'alimentazione sportiva, sì, biochimica di fisiologia e quant'altro, però parlare direttamente con uno che è nel campo, che sa quello che dice, è sempre meglio, ecco, è più approfondito, insomma sono parole sue. Allora ragazzi, naturalmente voi questo video lo vedrete come primo video, sì, che uscirà con lui, ma invece in verità noi con lui ne abbiamo registrati già 3 o 4, 5, non lo so quanti ne abbiamo registrati. Quindi lo vedete spesso, questo video poi abbiamo detto facciamo una cosa, parliamo, ok, dobbiamo parlare dell'alimentazione, gli altri video sono già fatti, dobbiamo semplicemente montarli e caricarli. E allora dici, di che cosa vogliamo parlare? Benissimo, oggi parliamo, essendo che ci si sta avvicinando il periodo di Natale, parliamo del periodo natalizio. Da sotto l'alimentazione, dal punto di vista, sì, alimentare, il periodo natalizio è un dramma. è un dramma annunciato. Sì, assolutamente. No, io l'anno scorso ho fatto un video, ho spiegato più o meno qualcosa. Naturalmente ero ancora alle prime armi di YouTube e quant'altro, ho cercato di dare la mia opinione, di creare, però giustamente adesso ho portato un nutrizionista che quindi può parlare meglio, sarà un format molto rilassato, molto sciallo, molto blando, quindi ti vuoi presentare, tanto poi allora, ti conosceranno, sì, alla grandissima. Io mi chiamo Carpi Leonardo e sono uno studente del corso di scienza della nutrizione presso Cosenza, l'Università di Cosenza. E studio per diventare appunto nutrizionista, devo conseguire la specialistica, però appunto laureando proprio per questo motivo, perché devo conseguire la specialistica, però tutte le informazioni che ho reperito tramite l'esperienza universitaria provo, anche grazie a Giuseppe che assolutamente ringrazio per avermi invitato nel suo canale, provo a divulgarle insieme a lui, infatti mi sosterrà abbastanza in questo. Diciamo che questo primo video, come lui diceva, era più di introduzione, perché noi abbiamo fatto già diversi video su cui, sì, parliamo nello specifico di alimentazione, però questo è un intro, una specie di intro, visto che siamo in un periodo famoso che è quello natalizio. Naturalmente ragazzi, buon Natale, anche se è ancora il novembre, noi siamo a maniche corte, sì, fa un caldo. Sì, io ho maniche corte di sotto, quindi. Ragazzi, noi veniamo dalla magnifica Calabria, esattamente da Crotone. Da noi è sempre estate. Io mi ricordo tutte le vacanze di Natale fatte con la manica corta. Poi dopo pranzo un pochettino di coprirlo. Al massimo un giubbottino, questo è un giubbottino leggero, niente di più. Niente, ecco, di più. Capita per carità, le giornate di freddo capitano, sì, però sicuramente ci sono città molto più fredde, tipo il nord Italia e non solo, anche qua noi abbiamo la Sila, sì, vicino, che fa nevica. Il freddo è un'altra cosa. Il freddo è un'altra cosa, non fa parte di Crotone. Se andiamo sulle montagne crotonesi c'è sicuramente neve, fa freddo, meno zero, sotto zero, insomma, pure a Cosenza. Comunque. A Cosenza sì. Rispetto a Crotone c'è più un clima più freddo, però comunque il nostro territorio viene definita l'Africa del sud Italia praticamente. Quindi ragazzi, allora oggi andiamo a parlare appunto di questa nutrizione che si fa durante il periodo natalizio, che per quanto ci riguarda è un dramma. Ora io non so, si dicono di voce di corridoio che al nord Italia il 26 mangiano brodo e tortellini in brodo. Io personalmente non ci credo. Non lo so se lo fanno. Io il brodo, il 26, io qua non l'ho mai visto. Mai, ma manco durante l'anno. Noi purtroppo mangiamo dal 24 a pranzo, 24 sera in qualche caso, fino al 6. Mangiamo di continuo, perché c'è il 24, c'è la vigilia, poi il 25 che fai, i parenti non li inviti, il 26 che fai, te lo passi da solo, poi i giorni che vanno dal 27 fino al 31 a pranzo devi smaltire quello che si è cucinato nei giorni precedenti, poi il 31 che fai, non festeggi Capodanno, il cenone di Capodanno non lo fai, e quindi mangi, poi l'uno è il primo giorno dell'anno, assolutamente, devi mangiare, poi di nuovo torno
milioni a devi smaltire ancora dall'1 al 5, poi il 6 l'epifania, l'arrivo dei re magi e quant'altro, che fai, lo festeggi da solo, due parenti, e quei due parenti da noi sono tipo 46, però nel senso non lo festeggi, che fai, le feste tutte lì, allora tu ti ritrovi intorno al 20 gennaio che ancora ti stai mangiando quel cazzo di girello, quel rospo, la salsiccia che sta andando avanti da te, e qui ti arrivi col po' appannato, appesantito. Diciamo che non qui non è che c'è una dieta di Natale, non esiste una dieta di Natale, non esiste una dieta di Capodanno o dell'Epifania. Esiste il periodo natalizio, quindi alle feste, esiste il periodo di Pasqua, tipo, esiste il periodo, di feste organizzate, esistono i vari periodi, e in questi periodi, se noi stiamo seguendo un regime alimentare che può essere ipocalorico o ipercalorico, bisogna un po', diciamo, adottare delle regole basilari. Oddio, non dico non mangiare niente, assolutamente godetevi la vita, perché io penso che soprattutto in questi momenti di festa, perché si sta con la famiglia, con i propri cari, quindi mangiate quello che volete, ovviamente. Però alcune regole basilari, giusto se noi abbiamo ottenuto dei risultati, se non vogliamo perderli tutti, ecco, magari limitare un pochino. Regole basilari che sono veramente semplicissime, per esempio, se noi abbiamo il pranzo di Natale, prima, ovviamente nella colazione, non mi vado a fare una colazione di 1200 kcal.